Faccio saltare con un cucchiaio di olio una zucchina di media grandezza, tagliata a cubetti, senza aggiungere sale. Prendiamo uno stampo da muffin e andiamo a mettere un goccino d'olio in ogni porzione. Con un pennello andiamo a spennellare tutto lo spazio. Andiamo a spolverare con un pochino di pan grattato. Vado a rivestire ogni pirottino con i fiori di zucca. Quando le zucchine saranno ben saltate, le aggiusto di sale e pepe, quindi aggiungo un pizzico di sale e un pizzico di pepe, giro bene. Prendo i miei muffin di fiori di zucca e vado a riempirli con le zucchine, in questo modo. A questo punto in ogni muffin vado ad aggiungere qualche ciuffetto di mozzarella. Io vado ad aggiungere un pezzettino di prosciutto crudo in ogni muffin. Ma se vi piace potete aggiungere un filetto d'alice o un filetto d'acciuga. A questo punto non ci rimane altro che rimboccare i fiori. Basterà bagnare con un filo d'olio ogni muffin. Spolverare con pochissimo pan grattato. Non ci resta altro che infornare a 200 gradi in forno già caldo per 10 minuti. Ho grigliato tante fette di melanzane quanti sono i nostri muffin ai fiori di zucca. Le ho condite con un pizzico di sale, un filo d'olio e qualche goccia di aceto. E sopra ho adagiato i nostri muffin di fiori di zucca al forno. È pronta in 10 minuti la nostra ricetta. Come promesso, nel box informazioni trovate l'elenco dettagliato di tutti gli ingredienti e iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché così resterete sempre aggiornati su tutte le mie nuove ricette. Un saluto a tutti, a presto, alla prossima ricetta! Oggi in cucina.